Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Alfredo, alle mie spalle DJI Mini 2, perché nel video di oggi andiamo a vedere come funzionano i quick shot che sono disponibili su questo drone. Avevamo già fatto un mini tutorial abbastanza esplicativo sul DJI Mavic Mini, un mio vecchio video, vi lascio il link qui in alto nella scheda se magari non avete il DJI Mini 2 ma appunto avete il Mavic Mini. Faccio questo video che io, come sapete, cerco di ascoltarvi sempre su Facebook, nei commenti su YouTube, quando mi scrivete su Instagram, e un mio iscritto mi ha chiesto proprio questa cosa: come funzionano i quick shot sul DJI Mini 2, come riesco a farli funzionare nel modo corretto. E allora oggi ci facciamo su un bel video. Detto questo, prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di supportarmi in maniera del tutto gratuita lasciando un bel like al video, iscrivendovi al canale se ancora non siete iscritti e attivando la campanellina. Io direi che, visto che il drone già è in aria da abbastanza, iniziamo con questo tutorial. Oltre ai soliti consigli, quindi agganciate i satelliti, RTH dopo che è agganciato il drone, 10 satelliti, tutte cose che abbiamo già visto e rivisto, il ritrito. Questa è la schermata che ci troviamo davanti. Oggi ho perfetto 27 satelliti. Da questa schermata clicchiamo sull'icona qui a forma di pellicola, vedete che sotto c'è quick shot. Andiamo su quick shot. Allora, qui ce ne sono vari, cioè droni, ascesa, cerchio, spirale, boomerang. Ok, andiamo per ordine. Intanto qui a sinistra c'è una preview di quello che quick shot andrà a fare, quindi quello che andrà a fare il drone. Andiamo a vedere che su droni il drone fa semplicemente questa cosa: prende e va indietro. Possiamo stabilire anche la distanza massima che deve raggiungere dal punto in cui ci aggancia. Adesso andremo a vedere come funziona. Mettiamo, per fare veloce, 40 metri. Ci spostiamo qui, ci inquadriamo, clicchiamo su più e lui in automatico ci aggancia. Questo, l'intelligenza artificiale del drone permette questo. Io clicco su start, non faccio una beata mazza, come si dice, e sto fermo. Lascio anche il radiocomando qui e, come potete vedere dalle immagini, il drone adesso che cosa fa? Se ne va all'indietro e mi sta riprendendo. Adesso, come potete vedere, il drone ritorna a casa da solo, ritorna più o meno nella posizione da cui è partito senza che io faccia niente. Vedete, ho le mani libere. Come potete aver visto, il drone aggancia anche soggetti in automatico che possono passare, quindi se magari volete riprendere e fare quick shot, questo quick shot o anche tutti gli altri, su una macchina che magari sta passando che non è la vostra, potete benissimo farlo, perché il drone riconosce sia oggetti, sia persone, sia veicoli, sia imbarcazioni. Ok, ritorniamo qui. Questo abbiamo visto cos'era droni. Andiamo su ascesa. Cosa fa su ascesa? Il drone si alza sopra di noi e poi inclina il gimbal per mantenerci al centro dell'inquadratura. Poche parole, andiamo ai fatti. Solita cosa, ci riavviciniamo il drone, eccolo qua, riclicchiamo su più, ci riaggancia e clicchiamo su start. Anche lì abbiamo impostato un'altezza massima, adesso l'abbiamo fatto a caso, però voi ovviamente vi dovete sempre guardare attorno, e i quick shot e queste metrature, diciamo, le dovete dare sempre in base alla situazione, in base a dove vi trovate. Come vedete, io non sto facendo niente, sto parlando addirittura con voi e il drone fa tutto in automatico. Ottimo. Uno sguardo al drone, però, sempre che dovete darglielo, non si sa mai, qua ci stanno i gabbiani, sono pure pericolosi, e lui ritorna sempre più o meno nella stessa posizione, addirittura alza anche il gimbal. Tocco di classe. Adesso andiamo a vedere cerchio o circle per i vecchi amanti della DJI Go 4, ma qui ragazzi bisogna stare un po' attenti, quindi ci spostiamo, perché il circle va fatto con un attimo di ragionamento. Se io in questo momento facessi il circle qui, probabilmente il drone, visto che si trova a questa quota, si andrebbe a schiantare su quella collinetta di sabbia e sassi che sta lì, perché è ovvio, perché nel ruotare, se non sto attento, lui va a schiantarsi là. Andiamo un attimo lì dove è un po' più libero e vi faccio vedere. Siamo qui su questo scoglio, speriamo in nessuna onda anomala. Facciamo arrivare il nostro bel drone. Stiamo anche attenti ai gabbiani che adesso si stanno avvicinando. Scusate le spalle. Allora, andiamo su cerchio. Su cerchio ovviamente non serve che ve lo dico, il drone gira attorno a noi a 360 gradi. Alziamoci un po' perché stiamo sull'acqua. Eccomi. Ci dice
Appunto, mi raccomando, state attenti perché io non ho i sensori, gli ostacoli non riesco a rilevarli, quindi dovete voi guardare sempre com'è l'ambiente circostante. Quindi che cosa faccio? Io prima faccio un cerchio di prova, faccio una rotazione a 360 gradi di prova e guardo il drone. Dopo che vedo che va tutto bene, allora mi faccio una mia bella posa, il mio bel video a 360 gradi. Quindi clicchiamo su start, parte il countdown e il drone inizia a girare. Adesso non so se riuscite a vedermi, io guardo, mi giro e guardo il drone dove va a finire, tanto lo vedete anche dopo nel video che ne verrà fuori. E il drone mi fa un bel 360 gradi attorno a me. Ovviamente, ragazzi, più vi allontanate e più viene una bella cosetta, quindi diciamo che adesso va bene. Perfetto, vedete che adesso il drone non riesce a riconoscermi, magari per la luce forte del sole di mezzogiorno. Quindi io posso selezionarmi da solo con il bel rettangolino, eccolo qui. Faccio la stessa cosa, andiamo su start. Adesso ho allargato il raggio d'azione, quindi scusatemi, ma io ci tengo il mio DJI Mini 2, quindi lo controllo sempre, anche se magari non sarà del tutto epica come ripresa, perché io sto guardando il drone e lo seguo. Però vedete poi un'altra cosa, il drone quando si allontana, quindi diciamo quando aumentiamo il raggio, aumenta anche la velocità con cui effettua la rotazione. Inoltre, ovviamente, possiamo anche selezionare il senso della rotazione. Ok, andiamo su spirale. Spirale è la stessa cosa del cerchio, solamente che il drone fa una spirale invece che fare un cerchio. Andiamo a vedere come funziona. Stessa cosa nel fare la spirale. La cosa interessante è che il drone si alza anche di quota. Adesso, come potete vedere, quick shot eseguito, lui torna da me. Anche qui, ragazzi, possiamo farlo in senso orario, senza orario, e anche qui possiamo selezionare per tutte le i vari quick shot il raggio. Vedete, aumenta sempre 50, 60 e roba varia. Andiamo a ignorare questo coso che mi dà fastidio. Ok, prima che la batteria si scarichi andiamo a vedere boomerang molto velocemente. Qui non possiamo impostare niente, fa tutto lui, quindi dovete guardarlo sempre. Adesso mi seleziono, anzi testiamo se durante la batteria scarica lui riesce a farle queste cose. Adesso il drone va guardato. Lui, il drone adesso che cosa sta facendo? Sta ruotando intorno a me, si sta anche alzando di quota, lo vedete dalla telemetria qui in basso, e poi si riabbassa di quota. Ok ragazzi, dopo che vi ho fatto vedere come funzionano i quick shot sul DJI Mini 2, vi ho dato qualche consiglio durante tutto il video, andiamo a dare i consigli finali che spero vi possano essere utili come sempre. Ah, eccoci sul nostro scoglio comodo. Allora, oltre a tutti i consigli che vi ho detto prima durante il volo, non, forse qualcuno me ne è sfuggito, proprio per questo voglio fare questa piccola parte di video. Quando funzionano i quick shot? Funzionano anche in condizioni di vento abbastanza sostenuto, come potete aver visto oggi dalle onde del mare. Funzionano solamente all'esterno quando c'è segnale GPS, all'interno, anche state dentro un mega capannone, non funzionano, perché i quick shot funzionano solamente quando c'è un buon segnale del GPS. Scusate, ma c'è una mega raffica, quindi questa è la prova che con questo vento funzionano. Come detto prima, state attenti a quello che vi circonda. Ovviamente i quick shot, ragazzi, cioè, li potete fare in città, per me sarebbe no. Potete fare un drone magari in città, magari state sulla balconata del vostro paese, allora fate un drone, cioè che il drone va indietro, quello potete farlo, ma rotazioni, queste cose qua, non lo so, non sono tanto consigliate. Comunque i quick shot
alla fine a cosa servono? Per dare velocemente un video di 15 secondi che voi potete utilizzare per le vostre storie Instagram, per condividere un momento di un vostro viaggio, di qualsiasi cosa voi state facendo di diverso, di particolare, con i vostri amici sui vostri social o dove volete voi. In pratica avete un video di 15 secondi pronto all'uso e lo potete benissimo scaricare dall'applicazione DJI Fly. Bene ragazzi, io penso che per oggi è tutto. Vi ho fatto vedere come funzionano i quick shot sul DJI Mini 2. Consigli ve li ho dati. Scrivete qui sotto nei commenti voi dove utilizzate i quick shot, come li utilizzate. Magari condividete qualche idea creativa che avete avuto nell'utilizzare i quick shot. Come al solito, like, iscrizione al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina se volete supportarmi. Probabilmente qui adesso da qualche parte vedrete anche, se andatevi a vedere se volete, il video dedicato al DJI Mini 3, che mentre ero qui a fare questi test è uscito il video leaks su DJI Mini 3 e ve lo lascio qui in alto nelle schede se ve lo siete perso. A maggior ragione, se volete rimanere aggiornati sul DJI Mini 3, iscrivetevi anche al gruppo Facebook. E che dire, noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su FreddyTech, ragazzi. Dove se no? Ciao! Ah, mi sono accorto adesso che il vento di prima mi ha buttato giù la bicicletta. Maledetto vento!